Ah sì, perché lei era un tipo particolare, ora in Figeo, che ora meraviglioso, sempre scherzoso e sempre pronto a fare scherzi a tutti quanti. Ma quello che mi ricorda più da Luca, quante volte in ritiro, lei voleva dormire tutto in silenzio, oscuro, tutto qua, e mi diceva, posso venire a dormire con te? Ma vieni, mica devo vedere, perché mancava un cu. E si allungava, allora, o cominciava, e tapparelle serve. Porta sarè, luci niente, ed è i rumori manco io, mentre stavo lì che mi ha messo un po' solo, un attimo vedevo io che mi tocca o me la levo fino all'orologio o la messo sto cuscino, io dico, se mi sta a dormire mi dice, Boso guarda, ieri sera con te ho dormito veramente bene, sì ma su, mica non ho dormito bellino però, perché sono stato tutto il tempo sveglio, ma non lo fa, mi rompo bellino, non dormivo bellino, ho fatto la notte in gianco, ecco lì è. Quello lì non è Gianluca Vialli. Però poi all'indomani fava anche gol. Lì non fa anche gol, ma poi una cosa particolare lì è che figevo, ricordo, prima da partita, prima dei 5 minuti, prima di entrare in campo, mi chiamava, una volta successo che dava una Marlboro, o se la sentiva, tirava due bocche, cusciva luce e poi partiva. Mia.